Ciao a tutti, l'escursione di oggi è in Lombardia, in provincia di Varese. Vi faccio vedere il sentiero che sale dall'Aveno al Sasso del Ferro. Sono circa 900 metri di dislivello e si segue l'antica mulattiera che parte dalla frazione Monteggia. Si può arrivare a Sasso del Ferro anche prendendo la funivia che arriva fino al Poggio Sant'Elsa, risparmiando 800 metri di dislivello, quindi un bel pezzo. Prima di farvi vedere il sentiero, volevo ringraziare chi si è iscritto al mio canale e chi lo farà guardando questo video. Ricordatevi di accendere la campanella per essere avvisati dei nuovi video che usciranno ogni settimana e mettere un like se il video vi piacerà. Buona visione! L'auto si può lasciare vicino all'imbarcadero oppure nel posteggio in via della Repubblica, poi proseguire per via Caprera fino al bivio con via Pervararo, dove ci sono i cartelli che indicano il sentiero. Il sentiero di oggi è da Laveno, via Vararo. Passa per la località Monteggia, da dove inizia la mulattiera che arriva a Casere e poi prosegue per il Poggio Sant'Elsa. Da qui arriva su la funivia che parte da Laveno. Si prosegue poi per il Sasso del Ferro e poi volevo provare a passare dal bosco, dal sentiero, vedo come è messo anche con la neve e mi ricongiungo alla mulattiera che scende per tornare a Laveno. Bisogna prendere il ritmo giusto perché il sentiero da subito inizia a salire bene. Seguono sempre i segnavia gialli e verdi dell'anello valcoviano, comunque ci sono sempre anche i cartelli che indicano Casere, Pizzoni, Passo del Cuvignone. Lassù si vede il Poggio Sant'Elsa dove arriva la funivia. Dopo circa 1,5 km finisce la strada asfaltata e inizia la mulattiera. Anche qui il maltempo che c'è stato l'autunno scorso ha fatto un sacco di danni, sono cadute tantissime piante, tanto che di solito il lago si intravedeva solo e adesso c'è una super visuale. Il sentiero è pulito e c'è solo un po' di ghiaccio nelle zone in ombra e del fango, però si sale bene. Ecco il Poggio Sant'Elsa, che è l'arrivo della funivia, e quella è la dorsale dietro cui sale la funivia. Dopo circa 2,5 km dalla partenza sono arrivata a Casere, dietro di me è il ristorante Gigliola. Per arrivare a Sasso del Ferro ci sono tre possibilità, o si sale a piedi da Laveno passando da Casere lungo la mulattiera, oppure si sale con la funivia fino a Poggio Sant'Elsa e si fa l'ultimo tratto a piedi, o si sale in macchina fino a Casere e poi sempre con la mulattiera fino al Sasso del Ferro. Eccomi a Casere, qui siamo a 750 metri d'altezza. A sinistra si va verso i Pizzoni di Laveno, che vi farò vedere in un altro video, mentre a destra si prosegue verso Poggio Sant'Elsa e il Sasso del Ferro. Dopo Casere c'è un po' più di neve, ma si cammina bene anche solo con gli scarponi perché non è tanta e c'è già passata tanta gente, bisogna solo stare attenti ai pezzi col ghiaccio. Ormai ci siamo. Circa 4 km da Laveno sono arrivata al Poggio Sant'Elsa, qua arriva l'arrivo della funivia, si vede il Campo di Fiori, il Lago di Varese e il Lago Maggiore.
Ah, un'altra alternativa per arrivare a Sassofeferro è a piedi da Laveno, passando sotto la funivia. Avevamo fatto anche una gara, non so se la fanno tuttora, che si chiama Vertical Sas de Fer, è il chilometro verticale da Laveno fino in cima a Sas del Ferro. Sono lasciata la funivia alle spalle e adesso proseguo verso Sassofeferro. Dopo circa 4,5 km e 900 metri di dislivello sono arrivata a Sassofeferro. Procedendo poco oltre Sassofeferro si arriva al Poggio Vararo, da cui c'è una bellissima vista su Casere, Vararo, i Pozzoli di Laveno, Monte Crocetta e dall'altra parte del lago. Vi faccio vedere. Oggi merenda con cioccolato, nocciole, latte caldo. Adesso sto scendendo dietro al sentiero al Poggio Vararo, ma si scende bene anche senza ciaspole. Anche qui sono caduti degli alberi, quindi bisogna sempre fare attenzione. È un po' un percorso ostacoli, ho dovuto appena scavalcare quei due alberi lì, quindi per chi non è troppo allenato è meglio rifare il sentiero dell'andata. Rispetto al sentiero estivo sto seguendo un'altra traccia di chi è passato davanti a me che va verso Casere, non so bene in che punto arriverà, vediamo. E anche oggi direttissima nel bosco. Tornata sulla strada battuta. Sono quasi tornata a Casere. Adesso sono arrivata dal sentiero di sinistra. Che disastro. Dopo cerco una foto di questa cappelletta quando ero ancora in mezzo al bosco. Quando si arriva a questa cappelletta è un buon segno perché vuol dire che la mulattiera è quasi finita, anche se poi rimane il pezzo d'asfalto che anche quello è bello ripido. E si torna giù. Dopo le prime due curve sull'asfalto è indicato sulla destra Sasso del Fungo, 10 minuti faccio la deviazione per vedere che cos'è. Questo è il sentiero a mezza costa, anche qua ne sono caduti di alberi, il sentiero passa proprio in mezzo, c'è un piccolo tratto su roccette, c'è anche una catena. Questa è la vista, si arriva a questo bivio. Sono stata un po' a capire cosa ci fosse scritto perché non si legge benissimo, ma il fungo è appena lì a sinistra. Praticamente un mega sasso sopra a una costruzione di cemento. Ravanata nel bosco per far vedere com'è. Che roba, sono contenta. Da qua si vede bene la funivia che sale sul Poggio Sant'Elsa. Dopo
Dopo circa 9 km ho concluso il mio giro ad anello. Se avete dubbi, domande, curiosità, critiche, suggerimenti, scrivetemi pure nei commenti. E se in attesa del nuovo video volete seguire la mia pagina Instagram o Facebook, potete trovare nuovi suggerimenti di camminate in zona. Ciao e grazie per aver guardato fin qua. Alla prossima!